Una società migliore è una società attenta anche alla marginalità. Parola di Vania Nottoli, presidente della sezione lucchese dell'ANFAS, alla cerimonia di inaugurazione del nuovo centro a San Pietro a Vico, svoltasi davanti alle autorità e le tante famiglie coinvolte nel progetto. 3.000 metri quadri di terreno e circa 300 metri quadri di centro residenziale, più una serie di annessi che saranno ristrutturati in seguito. La struttura ospita attualmente 3 gruppi di ragazzi e si aggiunge al centro di San Vito, che accoglie un gruppo di ragazzi e la cooperativa Cose e Persone, ai laboratori di Piazza dell'Anfiteatro, la fattoria urbana, le serre della società agricola Carraia e il ristorante La Pecora Nera di Piazza San Francesco. Le due unità hanno caratteristiche praticamente identiche. In entrambi i piani sono stati realizzati locali soggiorno nei quali si svolgono le attività amministrative del progetto, locali adibiti alla socializzazione, una sala mensa che può ospitare turni di 12 persone. A corredo sono disponibili spogliatoi per gli operatori con bagno dedicato e 3 bagni per gli utenti, dei quali uno per disabili e gli altri 2 adattabili. Al piano terra è stata allestita anche una sala per l'attività degli utenti autistici. La casa è stata acquistata con 550.000 euro che l'associazione ha ottenuto tramite un mutuo che viene pagato dai genitori e dai soci ANFAS con piccole e grandi donazioni mensili. Per la ristrutturazione, costata 360.000 euro, ANFAS ha ottenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio un contributo triennale.